a riproporre sempre nuove tematiche di ricerca di questo personaggio che compare nelle sue opere sotto spoglie definite e indefinite nello stesso tempo, un personaggio che viene anche anatomicamente descritto ma mai compiutamente, che ha un volto ma mai delle fattezze, che è uomo e donna, che è angelo ed individuo nello stesso tempo, che si trova sempre in situazioni in perpetua tensione dialettica tra due estremi e che le deve risolvere nella ricerca di questo stimolo all'infinito e che rappresenta poi la parte che ci auguriamo si possa salvare dell'umanità, del nostro percorso verso Dio e verso un qualcosa di trascendente. Ecco, questa è la parte che Breccia, secondo me, conserva per se stesso e che non deve a nessun altro degli artisti del passato. Adesso vorrei pregare il maestro Breccia, visto come avete sentito ci stiamo girando tutti intorno ma nessuno riesce a penetrare fino in fondo la sua pittura, di pregarci un paio di suoi quadri, di illustrarci un paio di suoi quadri e di dirci quello che lui ha messo in quei quadri. Beh, prima di tutto consentimi di ringraziare il pubblico così numeroso e così caloroso che è accorso a questa mia prima manifestazione pubblica, cioè al di fuori di gallerie private nella città di Roma, che poi ha visto i miei natali tanto da chirurgo quanto da artista. E questo è un incentivo ad andare oltre me stesso, cosa che io ho sempre cercato di fare comunque, anche quando sono mancate delle sollecitazioni così evidenti. Quindi benvenuti a tutti. Vorrei spendere solo una parola in inglese, se consentite. Let me spend you some words in English to thank Mrs. Marianne Seifert, one of my best friends and collectors, who came deliberately from Dayton to attend the opening of the show. And thank you from the deepest of my heart for your support, your courage, your faith in me and in my art. Ok, scusate, ma dovevo farlo. Una persona che viene da Daytona in aereo apposta per l'opening e si presenta come rappresentante di un folto gruppo di miei sostenitori americani va pubblicamente riconosciuta. E poi i ringraziamenti di rito ovviamente al dottor Morabito per la sua ospitalità, per il suo entusiasmo, per la sua cooperazione, direi per la sua intelligenza, sia di uomo di cultura sia di uomo di business, perché la sua immagine è quella del mercato, ma non può fare a meno istintualmente e non per calcolo di un'altra parte di immagine, che è quella dell'aspetto culturale che bisognerebbe riallacciare anche alle cose apparentemente più lontane dalla purezza dell'arte. E quindi grazie alla sua intelligenza, alla sua collaborazione, al suo intento ben riuscito di realizzare questa mostra. E che dire dell'architetto Casanova, presidente del CIPRA, che mi ha toccato profondamente per la sua relazione sulle mie vicende umane, delle quali di solito io non amo molto parlare, perché sono delle vicende personali, e quando si batte molto il ferro sul cambiamento di vita dalla chirurgia alla medicina, dalla medicina all'arte, e questo non è razionalmente proponibile, perché se uno dovesse analizzare un cambiamento di vita solo dal di fuori, sarebbero due sole le possibili soluzioni: o quello è un pazzo o ha avuto delle ragioni di convenienza, cioè la ragione non può andare oltre questo, le vocazioni non possono essere raccontate, sono in qualche modo le vicende più intime, più profonde, più autentiche del nostro vissuto, e io cerco solo di testimoniarle, ma non posso esprimere che cosa sia una vocazione, una certezza di fede. Solo a chi le ha provate in se stesso, probabilmente i miei quadri possono dare anche questo aspetto, che poi è la radice da cui questi quadri emergono ormai da circa 20 anni. La dottoressa Cossu,
che è la direttrice dell'archivio storico della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e che quindi rappresenta, diciamo, l'istituzione ufficiale, come lei stessa ha detto, l'istituzione museale con la I e la M maiuscola, almeno qui nella città di Roma. E per la prima volta sento un suo, non diciamo giudizio, ecco, ma una sua lettura della mia opera, anche se ormai la conosco per ripetuti incontri, ma ero molto curioso di sapere che cosa avrebbe potuto dire. In qualche modo il mio timore era che lei parlasse della mia pittura sotto il profilo storico, come di solito fa il critico d'arte, dove si colloca, a chi somiglia, che cosa ricorda. Io direi, viste le mie provenienze, vista la natura di irruzione che l'arte ha avuto nella mia vita, credo che quell'approccio avrebbe suonato molto riduttivo nei confronti di quest'opera. Non c'è niente da spiegare sull'opera, l'architetto Casanova mi ha parlato di grazia prima, in effetti è così, l'arte si può intendere o come un dono di natura o come una grazia di Dio. Un dono di natura non ha uno spessore morale, si esibisce, una grazia di Dio si testimonia, il che implica un rigore nella gestione dell'opera, una protezione dell'opera, non una difesa come si fa quando si cerca un avvocato difensore, ma un sostegno che sia comprensione, che sia condivisione dei medesimi vissuti. Ecco perché quando ho sentito poi parlare la dottoressa Cossu di questo tema esistenzial metafisico che viene proposto nei miei quadri, ho veduto per la prima volta un critico d'arte, uno storico d'arte, spostarsi dallo schematismo del giudizio per entrare nella dinamica dello spirito che dovrebbe sottendere qualsiasi opera d'arte, non soltanto la mia. Implicitamente mi ha colpito in questo breve discorso della dottoressa Cossu un giudizio di valore sul disvalore della nostra società contemporanea e implicitamente credo su certe rappresentazioni che l'arte contemporanea dà a questi disvalori che sono diventati poi i valori del nostro mondo di oggi. E la mia pittura non è certamente una crociata contro l'arte contemporanea, è nata per testimoniarsi in se stessa, non vuole confrontarsi o compararsi, è più difficile vedere a che cosa somiglia piuttosto che cercare di capire perché è diversa e che cosa la fa diversa. Credo che la dottoressa l'abbia profondamente compreso e abbia avviato la lettura dell'opera intorno a questa radice misterica, più ancora che enigma io direi il mistero, e che ha una valenza forse più trascendentale rispetto all'enigma, che potrebbe essere anche risolto, mentre il mistero non viene mai risolto ma viene riproposto come soluzione perenne e quindi costringe ad andare sempre oltre se stessi, a superare l'esistenza con una nuova idea e quindi a tornare a calarsi nell'esistenza per risuperarsi ancora. Ecco il titolo della mostra che io darò a Viterbo il mese prossimo, con un percorso retrospettivo che raddoppierà la mostra che è qui oggi alla Fiat e che invito poi voi a visitare quando sarà il momento, al Palazzo dei Papi di Viterbo, e che io chiamo Out Out, dandogli quindi un titolo che ricorda l'esistenzialismo di Kierkegaard, il primo libro dell'esistenzialismo contemporaneo, e l'esistenzialismo spiritualista, cioè quello che cerca di reintegrare le tensioni metafisiche con il vissuto del quotidiano. E il sottotitolo della mostra Out in effetti è l'esistenzialismo metafisico di Breccia, per cui ha ragione la dottoressa Cossu, c'è della metafisica ma non è la metafisica, va oltre, proprio perché recupera l'esistente e non è figurazione o descrizione o rappresentazione, ma piuttosto è trasfigurazione, quindi anche la figura recupera la sua valenza metafisica. In questa congiunzione fra esistenzialità e metafisica è tutta la chiave di lettura dell'interezza della mia opera. Ora il dottor Morabito mi chiedeva, spiegami uno o due quadri, ma la chiave di lettura è unica in tutti, cioè vedere nei quadri la dialettica interiore all'opera,
fra il grigio e il colore, fra il maschile concettuale e il femminile che è il senso, come in questo quadro che avete qui alle mie spalle, dove voi vedete uno sfondo architettonico profondamente grigio che indica una sostanza ma non una materia, non una qualità, e che quindi è chiaramente uno spazio mentale, uno spazio concettuale, uno spazio della metafora, nel quale si muovono elementi colorati che quindi richiamano invece al senso, alla dinamica dell'esistente. E vedete delle figure alate in alto che sono chiaramente delle figure maschili, con la metafora di un pungiglione, dei colori ancora metaforici delle api. Quindi c'è una società umana in cui la parte volatile o astratta o al maschile penetrante sta fecondando, impollinando dall'alto in maniera del tutto occasionale quattro figure femminili che sono delle donne fiore, che quindi toccano il terreno con i piedi. Ecco la diadicità dello spirito, che è insieme il maschile e il femminile, ovvero l'intelletto e il senso, il tutto che si muove su uno spazio mentale, quindi è una situazione chiaramente indicativa di una visionarietà prospettica e non di una realtà. Quindi non sono gli uomini e le donne che sono qui in questo momento, ma il maschile e il femminile che è in ciascuno di noi, è la nostra intelligenza che penetra la nostra sensualità, è la nostra sensualità che accoglie la nostra intelligenza. Qualunque scoperta, qualunque momento creativo è sempre un momento di fecondazione, di impollinazione dell'intelletto con la realtà. Anche Einstein nel fare le sue formule viveva di passioni, perché se non si ama quello che si fa non si scopre nulla, si può soltanto ripetere, non si crea. Ed ecco qui il frutto dell'impollinazione, il frutto che è ai piedi delle figure nella cui corolla è caduto il polline. Ed ecco al centro una figura che è un po' la coscienza di quell'alveare metaforico, di quel tempio della vita. Una figura che insieme ha i piedi per terra e le ali per volare, è la persona integrale, è quella che in questo momento si preoccupa di portare il frutto alla conservazione, si occupa del prodotto della civiltà umana più che dell'atto della fecondazione. Quindi è un esempio di lettura, perché il quadro non significa questo, ma è un significabile, e poterlo significare è qualcosa che è possibile a tutti. Ovviamente io per primo li significo perché ho più tempo per guardarli, ma non escludo che chiunque possa entrare nel quadro con la sua coscienza. Un bambino ci leggerà una favola, un poeta ci leggerà la sua poesia, qualcuno si ricorderà di un'ape che l'appunto da bambino. Sono motivazioni universalmente personali, e questa è la chiave di lettura un po' per tutta l'opera. Io non voglio più rubarvi spazio, perché questa non è una lecture in una università, ma era un benvenuto ed un ringraziamento. Scusatemi se ho parlato a lungo. E grazie ancora di nuovo, sono a vostra disposizione durante la serata. Grazie a tutti. Signori, adesso vi lasciamo la mostra. Grazie. Che hanno detto un po'? E hanno cercato di spiegare il significato dell'opera, della mostra, senza scendere però nell'interpretazione del quadro, della pittura, perché secondo l'artista ogni quadro non ha un significato ma un significato.